scappa con la vera scannata che ha combinato per la ricerca. Quali sono le evidenze più interessanti della ricerca? La ricerca dal punto di vista degli esiti sia formativi che occupazionali è una situazione che è molto favorevole. Una parte è cima al metodo di percorsi triennali che sembrano meno assolutare a due funzioni fondamentali, che sono quelle di professionalizzare e adesso molto giovani che sono percorsi a 14-15 anni, professionalizzarli e inserirli nello stato del lavoro con delle caratteristiche di cui abbiamo parlato poi anche appunto della ricerca, e anche anche una funzione di recupero, questo è quello che emerge dal campo delle indagini, di recupero di quella quota di ragazzi che per tradizione sappiamo presente, per esempio, nella formazione professionale iniziale, i ragazzi che arrivano nei percorsi di un finale tipo tra le scolastiche e non lineari e che hanno problemi con l'apprendimento non in genere ma con l'apprendimento di durante scolastico. Sono soprattutto questi ragazzi che rischiano di uscire fuori dal sistema scolastico a scegliere i percorsi triennali. Sì, e di fatto non sono solo questi, questo è l'elemento di novità che in realtà emerge dalle indagini. Da una parte abbiamo una quota di ragazzi che, dicevo, tradizionalmente rispetto alle caratteristiche che conosciamo. E escono, e sono uno degli indicatori che possiamo prendere, che possiamo considerare, è il risultato di uscire